Allora, voi oggi siete i nostri ospiti anche per parlarci di un cortometraggio che si chiama La casa di Esther, che vi vede protagonisti, tra l'altro in una forma conflittuale, perché racconta che cosa? Me lo dici tu, Cecilia? Beh, la dinamica della violenza c'è in molte case italiane, in molte case nel mondo. Il problema è che chi è incastrato in questi giochi malati non sa come si possono rompere questi giochi. Violenza domestica, perché che succede in questo cortometraggio? Succede che c'è una dinamica tra marito e moglie non sana, ecco. Tu sei la moglie e tu sei questo marito un po' psicopatico, no? Che cosa? No, è troppo. Anche violento, sicuramente violento e probabilmente fragile anche. Esatto, no? Perché ci sono le due cose. Allora, ci sono dei motivi, c'è un passato che riemerge, e è un bel corto importante diretto da Stefano Chiodini e ci permette di parlare di un tema importante, ma ci permette anche di riflettere su una frontiera del cinema, che è il corto. Però intanto noi a casa di Esther lo scopriamo nel nostro salotto, in qualche modo un po' riletto, andando a caccia anche del backstage. Eccolo qua, vediamo a casa di Esther, prego. Siediti. Guarda. E per te, Che fai, mamma? Sì. Te la ricordi? Abbiamo visto insieme. Se ti piaceva? Sì. Ma non dovevi, non è il mio compleanno, non è Natale, non è niente. Volevo farti un regalo. Ma è costosissima. Ho sbagliato? No. E allora? Dai, provala. Sì. Aspettati dietro. Dimmi che fai apposta, che mi provochi, dimmelo! Cosa vuoi da me? Ti vuoi umiliare? Dimmelo se ti vuoi umiliare! Guarda, ho fatto... Cosa? Ho pensato una volta che così non si umilia. Lascia. Ti ha detto qualcosa? Aspetta, ecco, cerca di ricordare. Ti ha detto qualcosa? Cosa ti ha detto? Non lo faccio più, va bene, te lo prometto. Adesso aprimi, per favore, aprimi. Mi ha detto... Cosa? Ha detto... Non fare mai come me. Aprimi! Allora, abbiamo visto che su questo set è successo un po' di tutto, dagli schiaffoni alle risate. Buonasera e benvenuto nel nostro salotto a Stefano Chiodini, che è il regista di questo cortometraggio e di un altro cortometraggio molto apprezzato e premiato, che è Sotto le foglie, e tra l'altro c'eri sempre tu, Cecilia. Allora, Stefano, qui la domanda da 100 milioni di dollari è: perché si decide di fare un corto? Beh, in Italia oggi, almeno io posso rispondere per me, tipo una specie di biglietto da visita per i registi, per i giovani registi. Si fanno cortometraggi, si scrivono storie, e poi si va da un produttore, si dice io so fare questo, e legge anche questo, sperando che piaccia. Allora, quanto è costato questo, se ti va di dircelo, e soprattutto dove avete trovato poi il denaro? Perché è un momento questo in cui reperire i fondi anche per fare i film. Sicuramente il corto costa meno del film, però insomma, no? Gratis. Allora, questo cortometraggio è stato fatto da tutti in modo gratuito, quindi pochi soldi che abbiamo ritrovato sono stati recuperati da un'associazione di Grosseto che si chiama Olimpia de Gouges, che ci ha messo a disposizione il poco budget per fare il corto, però tutti hanno fatto gratuitamente, dal segretario di edizione, addirittura la fotografia, agli attori, agli effetti speciali, tutto gratuitamente. Ecco, allora su questo vado dagli attori, cosa vi ha convinto, perché insomma poi voi vivete anche di questo lavoro, quindi a un certo momento a fare una cosa gratis, se la domanda su cui coinvolgo tutti è una palestra il corto, no? Ce lo diceva Stefano, siamo tutti d'accordo, ma per come siamo messi in Italia in questo momento, una palestra utile o inutile, forse è troppo tranchant detta così. Allora, chi comincia?
Dunque, se è utile o inutile dipende dal corto che fai, dalle persone che incontri, dalle storie che racconti. Quindi ogni corto, diciamo così, ha la sua storia. Io direi che non è inutile se uno sceglie quello che vuol fare. Il fatto di lavorare gratis ti pone anche un po' nella splendida condizione di lavorare per amore di una cosa, no? Certo. Lo puoi dire, perché ogni se tanto non si c'hai, può fare. Esatto, non sempre, ogni tanto. Perché non c'è altro motivo, perché visto che insomma non viene corrisposto in denaro, allora lo fai perché ti va di farlo. Cecilia? È un laboratorio, una palestra. Poi con Stefano, nel suo primo cortometraggio, abbiamo raccontato una favola, diciamo, sempre livida, però era una formula molto colorata, mentre qui c'era tutta un'astrazione e una sottrazione per descrivere questa violenza. C'è un'associazione che cerca di aiutare le donne a difendersi, perché chiaramente il messaggio non arriverà all'uomo che dirà: oh Dio, non devo più picchiare la mia donna, ma la speranza è di rompere la catena che non ti fa uscire da questo gioco malato. Senti, io non è che ora voglio sdrammatizzare, però vedendo, l'abbiamo visto nel sommario, anche la c'era tutti, sei presa tre begli schiaffoni che mi pare te l'hanno dati sul serio o no? Molti di più, perché certo l'avete ripetuto diverso. È un sorriso che dice tutto, non so se la regia l'ha inquadrato. Allora, chiedo alle giornaliste e poi andiamo anche da Chiodini. Insomma, Alessandra, ma che ne pensi? Allora, ecco, perché al pubblico, che magari ci sta guardando anche in questo momento e che vorrebbe vedere questo corto, non è semplicissimo far arrivare tutto questo. Quindi come la mettiamo, Alessandra? Quindi secondo me i canali televisivi dovrebbero attrezzarsi per organizzare delle serate di cortometraggio. Insomma, all'estero i corti hanno una circuitazione molto più frequente, molto più massiccia, diffusa, vanno in televisione, esistono dei festival concepiti per i cortometraggi. Insomma, secondo me in questo momento, proprio perché al cinema ci sono i supereroi e basta, bisognerebbe pensare a modo di fruire questi prodotti in maniera diversa. Sì, secondo me il problema appunto della circolazione dei corti è fondamentale, tra l'altro appunto non solo in televisione ma anche in alcune programmazioni cinematografiche, perché come sappiamo i film non hanno sempre la stessa lunghezza, ci sono anche dei film che magari durano 90 minuti e quindi per esempio si potrebbero introdurre i corti. Cioè il problema come sempre purtroppo è molto italiano, perché poi i festival invece si stanno moltiplicando di corti e la produzione è interessantissima, veramente si vedono così in nuce dei registi che potrebbero essere poi dopo bravissimi, sfruttati, però non riescono poi ad andare oltre a quella barriera. Invece ti riconosci in questa cosa che sta dicendo Fulvia, Stefano? Beh, no, sì, sicuramente, no, sì. In Italia le cortometraggi. E quindi come ne veniamo fuori secondo te? Come ne veniamo fuori? insistendo, facendo dei buoni prodotti. Insomma, esatto, spero che nei progetti in cui crediamo, che tra l'altro veicolano dei temi importanti come questo che abbiamo visto.